piacere, ben arrivati. Grazie. Insomma, la prima curiosità è chi vi accomuna il contratto, la durata del contratto, se non sbaglio, perché firmate, avete firmato più di 2 triennali. Quindi, insomma, speriamo di vedervi a lungo qui e di fare bene qui, e quindi, insomma, cosa rappresenta per voi, insomma, poi vi siete legati per un periodo così lungo a Paolo, cosa rappresenta per voi questa tappa della vostra carriera? Umberto, come ci sei? Più grande. Allora, prima di tutto, salve a tutti. E guarda, se non sono contentissimo di essere qua, perché se non fossi stato contento non sarei venuto. E comunque, sì, come hai detto tu, abbiamo firmato un triennale e ringrazio la società per questa opportunità, perché io arrivo da un'esperienza alla Provercelli molto lunga e quindi per me cambiare è stato voluto. E so che la società mi ha voluto fortemente, quindi per me è una possibilità di comunque rimettermi in gioco e fare un qualcosa di grande. Anche perché sei stato proprio il primo acquisto proprio del padre. Sì, è vero. Sì. No, io invece, buongiorno a tutti, sono molto felice di stare qua e ringrazio anch'io la società per questa fiducia di questi 3 anni che sono felice, perché vengo da sempre stagioni in cui andavo in prestito, cambiavo, non avevo il tempo neanche di ambientarmi. Adesso pensare che posso avere più stagioni per dimostrare il mio valore, questo sicuramente per me, avere tutta questa fiducia, eccetera, sicuramente farà la differenza. Ma nel corso della trattativa, non so, quando avete parlato con Sogliano, avete subito dato la vostra disponibilità, vi ha convinto subito, come è andato un po'? Sì, guarda, io avevo altre offerte, comunque ci siamo subito indirizzati verso Padova, perché anche loro erano molto anche convinti del mio acquisto. Questo mi ha fatto anche molto piacere e sapevo che comunque Padova è una società importante e ho accettato subito. No, anch'io avevo altre offerte dall'estero, volevo continuare ad andare in prestito attraverso la Roma, però io quando ho visto la determinazione, la voglia di fare qualcosa, di comprarmi, di legarmi a 3 anni, questo ha prevalso sulle altre opzioni. Ok. Volevo chiedere a Umberto, sono Stefano Iaffara di Padova Sport, e tu sei stato un pilastro della Provercelli, penso saresti rimasto ancora lì, solo che mi pare di aver capito la società un po' ha voluto ridimensionare e quindi ci saranno varie partenze, Berra, Morra, tu. E appunto tu saresti rimasto lì, è proprio una questione di... Sì, no, mi dispiace della situazione che si è creata là, però alla fine un po' di voglia di cambiamento c'era, dopo tanti anni, dopo 7 anni che ero là, un po' di non so, magari trovare stimoli nuovi c'era, quindi ho fatto questa scelta in serenità, è una mia scelta comunque, non è che mi hanno cacciato, sì, quindi sì, sì. È stata anche una mia scelta, quindi sono contento così. Avevi anche una Serie B possibile, qualche offerta alla Serie B? Sì, sì. Posso chiedere alla Cittadella che se ti ha sfondato Cittadella? No. Gabriele Fusat Poli, Padova Goli, innanzitutto benvenuti a entrambi. Per chi non vi conosce vi chiedo di descrivervi come giocatori, qual è il vostro ruolo innanzitutto e quali sono magari i vostri pregi e quello magari dove forse vorreste migliorare. Allora, io in questi anni penso di aver giocato un po' dappertutto, ho fatto il terzino, ho fatto a mezzala, ho fatto il centrocampista centrale, ho fatto l'esterno alto, però penso che il mio ruolo per le mie caratteristiche sia la mezzala e mi trovo bene, so quello che devo fare, quindi sono tranquillo in quel ruolo. Io ho sempre giocato attaccante, quindi penso che questo fino adesso è il mio ruolo e niente. E come tutti gli attaccanti passano dai gol ovviamente se le stagioni, quindi spero di farne il più possibile per aiutare la squadra. Leggevo che ti accomunavano un po' a Luca Toni come tipologia. Sì, qualcuno mi ha paragonato, a me non piacciono troppo i paragoni, però come tipo di giocatore ci può stare come paragone, perché siamo tutti e due magari alti, lungagnoni, allora ci può stare come paragone.
Senti Edoardo, sempre restando a te, dicevi che hai sempre giocato attaccante, però leggevo in giro che quel ruolo te l'ha, sì, te l'ha creato su misura Roberto Musi, sì, che sì, qui insomma ha giocato a fin tra. Sì, ho iniziato quando sono arrivato alla Roma e mi ha cambiato ruolo proprio Roberto Musi, a cui devo molto perché ha avuto questa intuizione e a lui devo appunto questa idea di provarmi davanti, e devo dire che non ha avuto tutti i torti perché alla fine quella stagione avevamo fatto pure abbastanza bene. Non hai più avuto modo di sentirlo? Non so. No, ogni tanto lo sento, ultimamente non molto, però ci siamo sempre sentiti perché sono legato affettivo, cioè sono molto legato a lui per questa cosa. Sai che qui ho finito la carriera? No, non lo sapevo, però grazie. Allora io ho un motivo in più per scriverli. Così gli chiedi qualcosa. Come mai hai scelto di andare in prestito all'estero? È stato perché una casualità? Volevo confrontarmi con una realtà diversa, poi io comunque ho vissuto tanti anni all'estero da più piccolo, quindi ho avuto questa opportunità e forse era un po' presto, però è una scelta che ho fatto, non torno indietro, mi assumo le mie responsabilità, adesso sono contento di poter tornare nel mio paese dove sicuramente è più facile a livello ambientale, non devi imparare lingua, non sei visto come straniero, ma sei uno appunto che è più facile integrarsi in un gruppo in Italia sicuramente. Ma esserti staccato dalla Roma, che è comunque una società a livello nazionale fortissima, sì, ti è dispiaciuto un po'? Poi tu sei di Roma. Quindi... Sì, io sono di Roma, però non mi è dispiaciuto perché alla fine ogni anno andavo in prestito, era difficile comunque affermarsi, invece qua mi hanno proposto... Mi hanno detto vieni, ci puntiamo su di te, allora questo ha fatto la differenza. Senti Umberto, facevo a te, volevo chiedere, perché tu insomma a differenza di Edoardo, insomma di campionati ne hai già fatti, credo che la società ti abbia preso non solo per essere un punto di riferimento in campo, ma anche per lo spogliatoio, non so se poi ti abbiano fatto un discorso di questo tipo. Ma hai no, i discorsi ancora non ne abbiamo fatti tanti, quindi non so, spogliatoio penso sì che venga fuori dopo. Sicuramente cercherò di essere me stesso, quindi senza cambiare più di tanto, stravolgere le cose. E spero di comunque di creare dei legami con questi ragazzi, con questa società, come magari ho fatto Vercelli. Stamattina avete fatto il primo allenamento sul campo, prima impressione sul mister? No, il mister sembra una persona che sa quello che vuole, decisa, e che... è sicuro di sé, quindi vediamo cosa ci propone, come ci metterà in campo. No, anch'io ho avuto un'impressione ottima, mi è sembrato un mister molto esigente, ma che ha idee di giocare palla, eccetera. Anche se è solo il primo allenamento, è presto per dare un giudizio, però le prime sensazioni sono sicuramente positive. Ai tifosi, immagino promesse no, però che cosa... Vi sentite di dire? Di impegnarci sempre, usciremo sempre dal campo con la maglia sudata, ma non è una frase fatta, però è quello che vogliamo veramente, vogliamo che i tifosi si vedano in noi in campo e cercheremo di dare tutto. Certo, di tenere sempre comunque il giusto atteggiamento in tutte le partite, anche se che si vinca o che si perda. Edoardo, sono Dimitri Canello di Padova Gol, Triveneto Gol, Corriere. Volevo chiederti cosa ti hanno lasciato le tue esperienze all'estero, in due campionati diversi? Ma sono cresciuto a livello di persona sicuramente, perché cioè, è difficile comunque lasciare tutto, andare a essere l'unico italiano, e comunque ti fa crescere come persona, e poi sono calci un tipo di calcio diverso e mi ha insegnato molto, perché ogni paese appunto ha delle differenze, anche se minime, perché il gioco alla fine è quello. Però ho imparato tanto, sono cresciuto come persona e anche a livello calcistico sicuramente sono migliorato. E Umberto, invece a Vercelli ti hanno fatto un comitato d'addio, sia i tifosi che anche la società, che penso che sia bellissimo per un giocatore quando esci da un club e senti di aver lasciato qualcosa di forte, di importante, no? No, mi ha fatto molto piacere, comunque non ho lasciato niente, dai, lo porto dietro con me, dai. E sono contento che la società mi abbia ringraziato così e spero di dare la stessa cosa al Padova. Mario, lasciandomi la sua domanda, sono Stefano Volpe, nostro di Padova, ciao.
E proprio leggendo quello che hanno detto i tifosi della Pro Vercelli, tu sei un giocatore che in campo dà tutto, ti rimpiangono proprio per il tuo impegno, per quello che hai dato, hai fatto 200 partite con la Pro Vercelli, proprio per... è questa un po' la tua dote principale. Sì, cioè, non è che sono Maradona o... anzi, tecnicamente non sono... però no, mi piace comunque non, diciamo, non mollare mai, anche quando sei stanco comunque penso che puoi dare sempre qualcosa, quindi questo penso sia il mio centro. Il soprannome è Leone di Cigliano, può essere, che circa sì. È Vercelli, no? Sì, è un paesino di Vercelli che io abito lì, e il leone comunque è il simbolo del Vercelli, della Pro Vercelli. Invece Edoardo, proprio davanti a te piace giocare con, cioè fare la punta da solo con gli inserimenti, non so, dei tre quarti, oppure ti piace giocare in coppia? No, ma io ultimamente ho sempre giocato a due, però se dovessi giocare anche con una sola punta non è che avrei problemi sicuramente. Ma per Edoardo, scusa, spero non sia una domanda stupida, però sì. Visto che sei di Roma, ti hanno mai chiamato Freddo? Sì, questo è una domanda che mi porto appresso da quando è uscita la serie Romanzo Criminale, che mi ci chiamano solo le guardie. Però Freddo mi piace, ormai me lo sento mio perché mi chiamano Freddo. Possiamo chiamarti così? Sì, sì.